capace di dissolvere nell'aria le speranze in assenza di risposte ancora molto domande. Sentimento smosso, tutto, non c'è niente che a questo punto devi farti perdonare, perché non c'è più nulla che mi devi, amore, hai colpe da espiare, impossibile per me restare ad osservare, è troppe le complicazioni da considerare. Vorrei sentirti dire che appunto ci sarà
adesso è arrivato il momento di continuare con i ringraziamenti. Per cui a Massimiliano Salina, che è il fonico, che c'è lì tra voi. Grazie. E poi il fonico di palco, Davide Meregalli, grazie. L'operatore delle luci, Giuliano De Lauro, grazie. I backliner, Luciano Vallefuoco, grazie. Ed Ermete Lombardi, grazie. Il mio personal, Alessandro Tamborra, grazie. Il direttore di produzione, Daniele Teodorani, grazie. Il mio management evento musica e poi anche Friends and Partner. E poi voglio ringraziare ancora il comitato Festa Sant'Elia Profeta e l'amministrazione comunale. Grazie a tutti quanti voi per aver reso possibile questa serata. Soprattutto grazie di cuore a tutti voi qui presenti questa sera, al fan club che è sempre presente in prima fila. Grazie di cuore e spero di avere occasione di potervi incontrare presto. Grazie, vi auguro una felicissima estate. Oh,
Grazie, grazie a tutti i peschici! Allora, ringraziamo l'amministrazione comunale, il capo della protezione civile, Nicola Bruno Tardivo, Jonathan Masella, Stefano Biscotti, i ragazzi della security, Domenico D'Amato con il servizio di Croce Rossa. Un grazie a tutti ragazzi. Se non hanno funzionato i maxi schermi non ha dipeso da noi, purtroppo. I ragazzi della security hanno lavorato per noi veramente bene. Grazie di cuore a tutti. Dal Comitato Feste Patronali Sant'Elia Profeta, buonanotte! Ci vediamo il 21 settembre, vero presidente? Ragazzi, ci sono i fuochi, buonanotte a tutti!